Grazie a tutti per essere intervenuti a questa conferenza stampa. Poi sarà Padre Giovannino a spiegarci bene di che cosa stiamo parlando. Quello che voglio esprimere è soltanto la gratitudine a Sua Eccellenza, al Comandante, a tutti coloro che si sono dati da fare perché si potesse arrivare a questo punto che rappresenta un punto di arrivo in un itinerario, ma anche e soprattutto un punto di partenza, speriamo, verso la concretizzazione. Credo che come inizio potremo vedere un brevissimo filmato che dura un minuto. Diciamo provincia romana, non sono i mercedari che stanno a Roma, ma si intende i mercedari che stanno in Italia, negli Stati Uniti e nell'India, che costituiscono una realtà unica, che si è fatta carico un po' di questo progetto e di interagire con l'autorità portuale per creare i presupposti perché si potesse realizzare questo progetto. E quindi siamo coinvolti a pieno titolo in tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora e quello che speriamo di poter fare fino alla fine, alla realizzazione completa di questo progetto. Lascio la parola a Padre Giovannino perché ci parli un pochino più in dettaglio. Questo nostro incontro per me ha un sapore di favola. Dicendo questo non posso nascondere una certa emozione. Ormai è più di un anno, non ricordo esattamente quando, che è nata questa idea. Ed è nata così. L'allora comandante della Capitaneria del Porto, Vincenzo Di Marco, parlando come tra amici della sua presenza a Cagliari e del suo lavoro, presentava l'ambiente nel quale operava lanciando qualche idea. Tra l'altro diceva che c'era un'area di proprietà della Capitaneria che sarebbe stata disponibile per accogliere un bene per la città, per la popolazione. Diceva che se si fosse presentata l'occasione di una bella idea, avrebbe potuto mettere a disposizione questa area. E mi fece avanti io. Mi venne. Che ne dice, comandante, di collocare un monumento dal titolo La Barca della Libertà? Noi mercedari stiamo per celebrare 800 anni di storia, molti dei quali vissuti nelle avventure del mare, continuo campo di incursioni barbaresche. Siamo i custodi naturali del santuario di Nostra Signora di Bonaria, giunta dal mare. In un giorno, siamo prossimi all'anniversario, il 25 marzo, di furibonda tempesta. Come mercenari poi non possiamo essere semplici spettatori di quanto sta avvenendo sotto gli occhi di tutti, delle tragedie dei poveri profughi che cercando in ogni modo di soddisfare l'anelito della libertà trovano invece nel mare la morte. E si potrebbe anche aggiungere che questo monumento potrebbe rappresentare idealmente quanti, cioè tutti noi che stiamo navigando obbligatoriamente nel tempestoso mare della vita e troppo spesso ci troviamo davvero in dubbie acque, tutti nella stessa barca. L'idea piacque al comandante Di Marco
Ne parlai in comunità, mi accennai al padre provinciale, che mi diede la sua benedizione, il suo pace, non solo, ma sposando anzi l'idea lui stesso, come provinciale, come ordine, mi disse di andare avanti, di interessarmi, di occuparmene, perché lui sarebbe stato sempre a mio, al nostro fianco. La cosa non è stata così semplice, come il racconto di una favola. Ci è voluto del tempo per trovare la persona che ci avrebbe tecnicamente messo nelle condizioni di mettere alcuni tasselli. Questa persona la trovammo nell'amico l'ingegner Reccia, che ha fatto i primi sondaggi sul terreno per studiare la consistenza, la possibilità di sostenere il peso di un monumento. Dicendo trovammo, è doveroso chiamare in ballo Antonio Esposito, amico da sempre, il nostro fratello maggiore, che in questa storia è stato sempre al mio fianco. L'ingegner Riccia non poté assicurare però continuità nel suo interessamento, per ragioni di impegni precedentemente presi, per cui ho trovato nell'ingegner Maria Lucia Baire la persona sensibile e disponibile per arrivare al momento nel quale ora ci troviamo. Consapevoli che per concretizzare le idee occorrono anche i mezzi materiali, ma fiduciosi nella provvidenza che mai più o meno, se ciò che si vuole realizzare è secondo la volontà di Dio, abbiamo coltivato questo progetto e la provvidenza non ha tardato a farsi viva, servendosi della disponibilità dell'amico consolidato di tante iniziative, il dottor Vincenzo Onorato, che assicurò il suo appoggio. Purtroppo non è potuto stare qui presente con noi per altri impegni, ma è vivo e presente. E in seconda battuta il Rotary Cagliari Nord, condividendo l'idea, assicurò il suo interessamento e il suo sostegno. Ci siamo sentiti confortati e rafforzati nella fiducia verso la Divina Provvidenza e siamo andati avanti con più serenità. Mare tranquillo. In seconda battuta il Rotary Cagliari Nord, condividendo l'idea, assicurò il suo interessamento e il suo sostegno e lo fece quando il governatore Perrone, in visita al santuario, accompagnato dal presidente del club di Cagliari, il dottor Sergio Baire, interessato del progetto, manifestò il suo assenso. Nel frattempo, al comandante della capitaneria di Marco subentrò il nuovo comandante Roberto Isidori, che con tanta amicizia ha creduto di dare il suo appoggio per continuare l'idea che oggi giunge ad un momento molto importante. Oggi infatti si tratta di dare il bando. Lo stiamo facendo in modo contemporaneamente semplice ma solenne, per la vostra presenza qualificata che ringrazio. Il bando, che si potrà scaricare dalla pagina web del santuario, prevede questi momenti oggi: l'annuncio, la consegna dei manufatti per il prossimo 1 luglio in occasione della sagra estiva di Nostra Signora di Bonaria, la scelta del vincitore attraverso un'apposita giuria il 24 settembre 2016, festa della Madonna della Mercede, patrona del nostro ordine. Credo che sia tutto da parte mia. Spero di non essere stato prolisso, di aver detto tutto quanto poteva interessare e di non aver omesso nulla di ciò che era importante al riguardo. E giunti a questo punto, credo che sia doveroso da parte mia chiedere al comandante Isidori se può dire una parola. Intanto ringrazio tutti per questo invito, naturalmente in particolare il relatore, voglio dire, qui io ho fatto ben poco, non ho fatto altro che continuare nell'ottima scia, diciamo, predisposta dal mio caro amico e predecessore Vincenzo Di Marco, che ha intavolato, diciamo così, l'iniziativa nei giusti canali. L'area in cui dovrà sorgere, diciamo, l'opera è un'area che è attualmente nella disponibilità dell'autorità portuale di Cagliari, non della Capitaneria di Porto,
ma l'autorità portuale, in quel caso nella persona del commissario Di Marco, aveva già dall'inizio dato ampia disponibilità, e questa ampia disponibilità è stata rinnovata e manifestata ovviamente dal momento in cui io ho assunto diciamo, le redini anche dell'autorità portuale, sempre in veste di commissario. E credo che sia ormai un'opera che la città di Cagliari, secondo me non solo la città di Cagliari, la Sardegna, ma direi tutto il mondo cristiano, per il significato che quest'opera naturalmente aspettava. E quindi al punto in cui siamo, naturalmente con la pubblicazione del bando, che avverrà naturalmente oggi, diciamo, di fatto, tutti noi non faremo altro che essere più ansiosi per arrivare, diciamo, a donare a questa città questa opera, che dovrà essere fortemente evocativa, soprattutto in un anno come questo, che è un anno ovviamente giubilare. Io cosa posso dire? Posso soltanto rinnovare la piena disponibilità istituzionale sia della Capitaneria e soprattutto dell'autorità portuale, per far sì che tutto venga realizzato nei tempi giusti, e dopodiché naturalmente l'area verrà donata sostanzialmente alla confraternita, praticamente, che se ne dovrà assumere soltanto gli oneri legati alla manutenzione dell'opera stessa. Credo che abbia quest'opera, ripeto, un grande significato anche da un punto di vista, se vogliamo, storico, perché questo è un momento particolare e deve essere un segnale, secondo me, anche di solidarietà che viene, diciamo, verso il mondo cristiano, ma verso anche tutti i migranti che praticamente continuano ad approdare, anche di diversa religione, di diversa cultura, nelle nostre coste, e quest'opera deve essere un ulteriore segnale di accoglienza. Ecco, questo ci tenevo a dirlo per come la vedo io come pensiero. Non ho altro da dire, se poi ci saranno domande naturalmente sono a vostra disposizione. Grazie. Il Rotary International, specie il nostro club d'Italia del Nord, di cui mi onoro di essere il rappresentante oggi, è ben felice di offrire il proprio contributo alla realizzazione di quest'opera. Il suo invito dell'amicizia di padre Giovannino, noi ci siamo offerti di offrire proprio il nostro servizio alla realizzazione di questa testimonianza dell'opera dei Mercedari qui a Cagliari. La nostra attività, la nostra mission, che è quella di offrire dei servizi in tutto il mondo, una per tutti l'eradicazione della poliomielite nel mondo, che è ormai a compimento, appunto, è anche quella di offrire delle testimonianze nel territorio attraverso la nostra opera professionale, i nostri professionisti, i nostri soci che sono sempre attivi in queste opere di bontà verso il territorio che ci ospita. Una prima testimonianza è questa brevissima presentazione che il nostro socio Giuseppe Maggiola ha voluto dedicare proprio alla giornata di oggi. Quindi grazie, e siamo ben felici di offrire i nostri servizi per la realizzazione finale di quest'opera. Grazie a tutti. Sono contento che abbiano accettato l'invito due persone molto illustri per la città di Cagliari, il dottor Filippini e il professor Pasquale Mistretta. Grazie molte. Io credo che non possa sottacere il fatto che sono molto, molto onorato di essere stato chiamato a dare in qualche modo un contributo a quest'opera. Lo faccio da cittadino cagliaritano che vede nella Basilica di Bonaria e nei frati mercedari un punto di riferimento alto nella fede, nel rigore, nella diffusione della fede. Quindi complimenti, auguri e massima disponibilità. Grazie. Grazie. Intanto ringrazio per essere stato invitato, anzi devo dire la verità, mi sono chiesto il motivo.
quale fossi qua, mi è stato detto perché sono uno che si occupa e si è occupato di città. Beh, riprendo da questo punto per dire che il tema è molto stimolante anche dal punto di vista delle riflessioni che possiamo fare per il passato, per il presente e soprattutto per il futuro di Cagliari e della Sardegna. Il passato che ha visto quest'isola, per chi non la conoscesse dal punto di vista storico, terra di occupazione. Per centinaia di anni terra di occupazione di vari paesi, oltre che dell'epoca più arcaica. Poi siamo passati ad un'epoca in cui ci siamo un po', come posso dire, fermati a riflettere. Oggi stiamo riflettendo su che cosa possiamo essere domani, nel momento stesso in cui le difficoltà di inserirci in un quadro, prima di tutto italiano, per tutta una serie di motivi che si conoscono attraverso tutti gli organi di stampa, ma anche a livello europeo, ci deve responsabilizzare dal punto di vista del ruolo che possiamo svolgere, soprattutto nel Mediterraneo. Questo credo che sia fondamentale per capire anche il significato di questa parola libertà e soprattutto per capire il significato della barca. Una barca che esce, una barca che esce e che vuole uscire soprattutto, oltre che ricevere, uscire anche in un momento in cui forse il messaggio che possiamo dare non soltanto ai migranti ma anche agli altri paesi rivieraschi del nostro Mediterraneo è quello di una sponda dell'Italia, di una sponda della Sardegna in modo particolare per aprire non soltanto alla libertà ma all'accoglienza e alla, come posso dire, alla intercultura di cui crediamo ci sia bisogno nel mondo. Quindi sono d'accordo, vediamo come attraverso questo concorso le idee possano produrre effettivamente questa sintesi di momenti che ritengo importanti dall'evoluzione dal 200 che abbiamo visto citare poc'anzi come data di origine al periodo in cui si è trovata la statua e ad oggi e soprattutto qual è la proiezione che attraverso questo santuario che ha già visto la presenza di tanti papi come punto di arrivo, quattro, come punto di arrivo l'ultimo addirittura come prima missione dopo quella di Pantelleria, in un anno come questo dove siamo invitati tutti ad uscire per cercare di proporci, è evidente che questo mi pare che sia un segno di uscita molto, molto importante. Grazie. Ho il piacere di avere Mario Girao, presidente dei giornalisti, inviterei a prendere il microfono, a dire lui stesso e eventualmente a sollecitare un colloquio, un dialogo fra tutti i presenti. No, io per aiutare i giornalisti a facilitare i compiti, la prima domanda la faccio io. Non abbiamo capito, almeno non ho capito dove sarà collocata questo monumento. La zona è Sosicco, proprio di rimpetto Bonaria, vicino al mare. C'è una dove attualmente mi pare ci sia la Rosa dei Venti, lì praticamente. Linea retta col santuario di Bonaria. È vicino anche al monumento che rappresenta l'arrivo della Madonna di Bonaria alla Cassa, no? È vicino, insomma, nella zona. I giornalisti sono curiosi e vogliono chiedere i soldi. Soldi non sappiamo ancora l'entità perché dipende dal progetto. Noi abbiamo previsto come primo premio 1500 euro, no, come secondo premio e il terzo 1000. E il primo guadagnerà la gloria, poi vedrà come realizzare, ma non è una cosa da niente, non credo, sarà una cosa molto importante. Non sappiamo ancora nulla, dipende dallo scultore, non so, dal vincitore, vedere i prezzi, che cosa, anche la giuria che dovrà esaminare e scegliere quello che più conviene. Virginia Sava, dell'Unione Sarda. Grazie. Allora, quando ho sentito parlare di monumento, di un'imbarcazione un po' che ricordasse quella che ha portato la Madonna di Bonaria qua, subito ho pensato alle dimensioni, quanto sarà grande? Sarà qualcosa di imponente, di importante oppure sarà un simbolo più che altro? Beh, non proprio una cosiddetta, è un simbolo sicuramente, ma non dovrà superare 10 metri d'altezza, è un 7 metri di diametro se non ricordo male. È
È una cosa vistosa, certamente, ma non dovrebbe superare. Cioè, è visibile, si vedrà dalla strada, dal mare. Certo. Sì. Certo. Fabrizio Fuoi, Snellanza. Sì, ma quelle materiali, un paio di cose. Uno, farete inviti o chiunque potrà partecipare all'albando. Poi ci sono preclusioni per i materiali, nel senso potrà essere realizzato in pietra, in bronzo. E poi una precisazione sul costo. Cioè, se poi il primo premio chi vince, per l'opera, perché magari in bronzo e costa 15.000 euro, cosa succede? Pregherei Lucia a dire alcune precisazioni riguardo le dimensioni di questo e anche le risposte a Fabio. Sarà istituita una commissione giudicatrice per la presentazione di tutte le proposte che verranno appunto presentate con delle scadenze. Intanto premetto che credo da subito il bando sarà pubblicato nel sito di Bonaria, quindi chiunque ne potrà prendere visione. I requisiti essenziali sono quelli che gli artisti siano sardi. Quindi questo requisito è stato soddisfatto pensando a chi ha la residenza in Sardegna da alcuni anni o vive in Sardegna o non in Sardegna, insomma ci sono dei requisiti circa gli artisti. Dicevo, la commissione giudicatrice si avvarrà di alcuni punti imprescindibili, quindi sono stati stabiliti già alcuni criteri sui quali si devono misurare. Tra questi criteri c'è appunto la qualità, c'è il problema della manutenzione futura, quindi dell'utilizzo dei materiali, c'è il concept, cioè la rispondenza a quelli che sono i valori tematici di quest'opera e non ultimo c'è anche il prezzo, perché ovviamente certo i padri Macedari sono maestri in fatto di provvidenza, però insomma con questo bisognerà fare i conti. Quindi è tutta una serie di quesiti, di requisiti a cui bisognerà rispondere. Quindi oggi forse Fabrizio è prematuro dare delle risposte in questo senso, perché proprio non si hanno delle risposte in quanto ancora non si conosce l'opera. Circa le dimensioni di cui si parlava prima, sono state poste delle dimensioni massime, perché anche nel dialogo con la Capitaneria, con gli uffici tecnici che sono stati molto disponibili e anche abbastanza veloci, insomma, hanno tenuto il nostro passo, era necessario non solo l'individuazione dell'area che era già appunto individuata, che è quella della zona costiera di Susicco, per capirci, quella delimitata da tutti quei dissuasori, insomma quello è il punto focale, ma bisognava individuare proprio una zona certa. La zona certa al momento è una zona circolare che ha il diametro di 7 metri dove si svilupperà il monumento. Non è detto che ovviamente tutta questa superficie venga ricoperta dal monumento, penserei anche che non ci immaginiamo un piedistallo con una statua sopra, no? Voglio dire, dipenderà da ciò che gli artisti leggeranno, sapranno dare risposta di questi temi che i padri mercedari, in particolare la provincia romana, ha richiesto, ecco, per rispondere a questi temi. Scusate, l'altezza massima è 10 metri, perché si è pensato di commisurarsi con l'altezza dei pini di oggi, quindi si preferiva l'idea di un monumento comunque che si veda dappertutto e soprattutto che sia realizzato a tutto tondo, che quindi rappresenti esattamente il collegamento in linea retta tra la Basilica di Bonaria e questo sito. Ecco, questa è un po' la linea guida, poi è tutto da inventare. Grazie. Ecco, dopo questa interessantissima presentazione, interessanti anche le domande, io grazie davvero, un grazie pieno a tutto tondo ai padri mercenari e alla provincia romana per questa iniziativa che mi pare abbia diverse valenze, come è stato anche ricordato. C'è una dimensione storica di 800 anni dell'ordine mercedario,
i tanti interventi per la liberazione degli schiavi, vedo qui citato nel comunicato stampa anche l'intervento del 1803 per la liberazione dei carlofortini che erano stati 5 anni prima deportati a Tabarca. Questa è la storia di un problema che continua. Cambiano le forme di schiavitù, neanche poi tanto perché coloro che tentano di attraversare il mare, di arrivare in Europa, non hanno vissuto forme di schiavitù molto diverse da quelle che sono state sperimentate nei secoli. Quindi questa dimensione storica mi pare particolarmente importante. Penso alle scuole di Cagliari, penso ai giovani ragazzi che avranno occasione per conoscere più da vicino direttamente dei capitoli di storia del nostro mare, della nostra terra, che rischiano a volte di perdersi o di diventare un dettaglio nel quadro della grande storia mondiale. Ma questa è la storia di coloro che sono vissuti e vivono su questa terra. Quindi questo mi pare particolarmente importante. C'è una dimensione affettiva in questa iniziativa, perché la Madonna di Bonaria, patrona massima della Sardegna, e il santuario di Bonari è la casa comune, non solo di tutti i cristiani sardi, ma direi di tutti i sardi. Qui davvero le differenze sfumano e ci si ritrova tutti bisognosi di essere amati, di amore, e qui il manto di Maria si vede, si fa sentire. Quindi è chiaro che anche per la diocesi di Cagliari questa dimensione affettiva è particolarmente viva. L'idea della barca mi piace tantissimo perché richiama il mare, richiama una rotta, richiama il viaggio e dunque richiede attenzione, scrutare l'orizzonte per individuare le schiavitù sempre nuove e sempre antiche, perché poi la radice di tutte le schiavitù è antichissima. E c'è anche una dimensione profetica, perché la parola libertà ha bisogno di essere continuamente ricompresa. È un anelito insopprimibile nel cuore dell'uomo. Sabato scorso con un gruppo di religiose e di religiosi abbiamo vissuto un momento giubilare nella casa circondariale di Utah e abbiamo potuto essere accanto a delle persone, peraltro commosse, ecco, che sperimentano una privazione di libertà e sperimentano anche però la scoperta di nuove libertà. In situazioni di detenzione non è vietato fare esperienza di nuove dimensioni della libertà personale, della libertà del cuore. Insomma, la libertà non è mai trovata definitivamente come la verità. C'è una direzione di marcia. Gesù dice ai discepoli, lo spirito, che tra l'altro ha come segno il vento, vi guiderà verso la verità tutta intera. E noi stiamo camminando verso una libertà sempre più piena, più grande. Ne conquistiamo alcuni aspetti, ne perdiamo altri, dobbiamo recuperare. Questa anche mi pare una provocazione davvero interessante. E dunque grazie al padre provinciale, a padre Giovannino, per questa iniziativa che sarà un segno per tutta la comunità cagliaritana e per tutti coloro che verranno pellegrini al santuario di Bonaria, e sarà, credo, uno dei segni più belli che resteranno anche di questo anno giubilare della misericordia che stiamo vivendo nella vicinanza e nella preghiera con Papa Francesco.